Allora, ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi è il 5 novembre ed ho fatto, diciamo, un piccolo giro per vedere già le cose natalizie e niente, ne ho approfittato per comprare cose che mi servivano appunto per la casa e da sommare già a quello dell'altra volta che non sono riuscita più a pubblicare e quindi faccio tutto quanto insieme. Allora, sono andata da Orizzonte ed ho comprato questo qui, ovvero il Dual al cocco. Io non so voi, ma non l'avevo mai visto, sono onesta. Ed ha un profumo, mamma mia, buonissimo, assolutamente non vedo l'ora di utilizzarlo. Poi, sempre della Dual, ho preso il famosissimo, diciamo, Dual Power per la pulizia appunto del forno e del grill. Ne ho sentito parlare tantissimo di questo prodotto e non ero mai riuscito a trovarlo. E sicuramente lo utilizzerò appunto per la pulizia del forno perché fa veramente pietà. Poi ho preso Ajax con candeggina, questo qui diciamo sia per la pulizia del bagno che per la pulizia del piano cottura. Poi a simbolo di tutti gli altri che ho preso, perché ne ho presi 4, lo sgrassatore candeggina, 0 aloni e senza risciacquo. Allora, questo è un prodotto che io amo tantissimo. Perché sono onesta, un goccino lo utilizzo anche all'interno, diciamo, della vaschetta quando lavo i piatti. Non lo so, mi dà quella sensazione proprio di pulito che neanche alle volte l'ace mi lascia. Ma al di là di tutto io l'ace comunque non l'abbandono, tant'è vero che ne ho preso uno. E questo qui è quello mousse ed è, se non sbaglio, sì, rimuove la muffa e smacchia i capi bianchi. Io non lo utilizzo, diciamo, per i tessuti. Per i tessuti, ecco qua, utilizzo questo. Questo qui è, diciamo, sia questo che quell'altro, diciamo, blu, sono i miei prodotti preferiti. Ed hanno un profumo, oddio, che a me piace tantissimo, guardate. Non lo so, comunque c'era, fino a qualche anno fa, persone che sniffavano la benzina e io sniffo l'ace. È una cosa che faccio qui, non faccio all'interno dei negozi, ci tengo a chiarirlo, perché poi alle volte non so se è capitato a voi, comunque il prodotto non fosse richiuso correttamente e poi il patatrac ce lo portavamo a casa. Perciò è una forma di educazione e cortesia nei confronti anche degli altri, sappiatelo. Poi ho preso, va bene, la candeggina l'ace gentile e ho visto praticamente un video su Instagram per quanto riguarda la pulizia del divano con l'ace candeggina senza sfoderarlo e vorrei provarlo a replicare. Aia. Allora, adesso vi faccio vedere il resto. Allora, ho preso le patatine light. E queste le ho pagate, mi pare 2,90 euro, e sono le preferite dei miei figli. Poi ho preso queste qui, sì, al gusto ketchup, che sono buonissime al costo di 1 euro. E niente, l'altra volta i miei figli, neanche una me ne hanno fatto assaggiare. Tant'è vero che a questo giro ne ho prese una, due e tre. Ne ho prese 3 al costo di 1 euro singolo. Ah, no, 4. Ok, perfetto. Poi ho preso al costo di 85 centesimi i rosticini al gusto pizza. Poi vediamo un po'. Allora, ah sì, un altro. Questo qui, diciamo, al gusto di sesamo, ah ecco, con olio extravergine d'oliva, sesamo ed olio. Poi ho preso la maionese, questa stava 1,80 euro se non sbaglio, e la Kraft che stava al costo di 1 euro. Poi ho praticamente preso le toppe perché i pantaloni dei miei figli, niente, sono veramente un disastro. E io sinceramente mi sono letteralmente stancata, anche perché è un casino. E poi il bello è che non reggono. Quindi che cosa ho fatto? Adesso ho preso anche
la colla, ovvero questa qui, che è appunto una colla per tessuti. Devo soltanto capire come funziona. Ah, lo stesso con il ferro da stiro, e poi però ci passo. Ah, no, prima metto praticamente delle gocce di colla sopra la toppa e poi passo il ferro da stiro. E niente, speriamo che tenga, perché sinceramente, cioè, ricomprare i pantaloni è un casino, perché poi stanno pure 10 euro questi pantaloni. Vabbè, comunque, poi mi sono presa un paio di leggings, sì, micro pile, quindi belli spessi, e li ho pagati 4,50 euro. Allora, questi sono i prodotti che già, diciamo, vi ho fatto vedere. Poi ho preso l'aceto di alcol, e questo qua l'ho preso dai cinesi, l'ho pagato 80 centesimi o 90 centesimi. Poi, sempre da Orizzonte, ho preso queste lavette microfibra, sì, per i vetri. Ho preso anche questa, un panno in microfibra, questo qua per la cattura, sì, della polvere per i mobili. Poi ho preso la ballerina. Poi, allora, ho preso un pacco di, come si chiamano, di tovaglioli, l'ho pagati 95 centesimi. Allora, a titolo dimostrativo, ho preso, diciamo, i calzini. Ne ho presi altri due pacchi, però li ho già praticamente lavati e già messi a posto, e li ho pagati 2,90 euro, ed è un buon rapporto qualità-prezzo. Poi vediamo un po' che cosa ho preso. Ah, ecco, ho preso la retina. Diciamo che questa l'ho pagata una sciocchezza, perché tanto mi si arrugginisce sempre, e come le compro poi le butto. Poi ho preso queste salviettine, sì, detergenti, le ho pagate 1,15 euro. Allora, altro giro, altra busta. Ho preso le mie spugne preferite, ovvero queste qui dell'Onda Attiva, e a me piacciono tantissimo. Poi ho preso una confezione di olio di semi di girasoli, l'ho pagato 1,75 euro, che è veramente uno sproposito. Poi un prodotto nuovo che ho comprato è questo qui, il lavafrutta e verdura, con efficace igienizzante dell'aceto di alcol. E questo l'ho pagato 3,45 euro, e aiuta appunto a rimuovere metalli pesanti e pesticidi. Ma chissà se è vero, comunque io l'ho preso. Poi ho preso il brillantante della April, perché mi serviva, che l'avevo finito. Poi ho preso questo, che è praticamente la nuova fragranza Capri. Sinceramente è buonissima. Adesso vi faccio vedere anche, non so, un carta da zucchero. Comunque a me ricorda moltissimo lo zucchero filato. Poi ho preso questo qui, che non l'avevo mai visto, Cocco e Tiare, e adesso voglio sentire come, diciamo, se si sente o meno. Buono, è delicato, si sente la nota del cocco e del tiariè, però non eccessivamente, non è troppo dolce o stucchevole. E poi va bene questo, che è l'amore della mia vita, insieme a quell'altro blu, che appunto è, diciamo, oddio, questo qui, se non sbaglio, sì, è l'armonia floreale, che è la mia preferita. Poi, vediamo un po' che cos'altro ho preso. Ah, sì, ho preso in pratica il Nelson con siburo di karité. Allora, poi andiamo avanti. Ho preso questa confezione, diciamo, di Bingo, sì, Star 500 più 500, la carta appunto da cucina, e l'ho pagata 4 euro. Poi, allora, ho preso, vabbè, due confezioni, diciamo, di carta igienica, ma già stanno al posto. Sono andata dai cinesi e ho preso la tovaglia, che poi magari dopo metteremo insieme. Ed è questa qui, diciamo, stile natalizia. Ed è una sorta di sempreverde, questo stile qua.
proprio perché, vabbè, è carina, non le si può dire nulla. Poi vediamo un po' che cosa ho preso. Ah, ho preso le babusce per i miei figli, perché dovete sapere che loro camminano sempre senza calzini anche d'inverno ed è un casino. Quindi ho preso queste qui, e quindi tengono belli caldi il piedino. Ho preso per Flavio un 35 e per Edoardo invece ho preso un 29-30. Poi ho preso, allora, due reggiseni. Allora, dovete sapere che io ero una fan sfegatata, diciamo, dei reggiseni di intimissimi, però vabbè, dopo comunque due gravidanze c'è poco da fare. Non lo so, il seno cambia, cambia anche la dimensione della schiena, guardate, non lo so. Fatto sta che non mi ritrovavo più. Ed ho trovato questi qui dai cinesi che costano 3,50 € l'uno e sono, guardate, sono, mamma mia, perfetti, assolutamente non segano e sono anche senza ferretto, perché io questa cosa del ferretto ormai non la sopportavo più. E poi ho preso l'ultima cosa. Oddio, questa aggeggio qui, accessorio per le acconciature, che l'ho pagato 1 euro proprio per vedere, per fare lo chignon, ma voglio proprio vedere se ci riesco. Allora, questa è praticamente tutta la spesa che ho fatto adesso e niente, adesso diciamo che la metto al posto. E niente, io, ecco, ho preso anche il cavalletto su cui siete poggiate, perché è inutile, i miei figli avevano rotto anche l'ennesimo cavalletto e quindi era difficoltoso fare, diciamo, video tenendo il cellulare in mano, ecco. E niente, adesso io vi saluto e niente, ci vediamo al prossimo video. Che non lo so, magari qualche video ricetta, oddio, non lo so. Prendetemi per quella che sono, va bene? Io vi saluto, vi auguro buona giornata e al prossimo video. Ciao!